amore. La batteria ce l'ho. Oh, cosa ho fatto? Ciao amici! Ciao, ho iniziato la diretta 5 minuti prima, così facciamo arrivare tutte le persone, poi aggiungo Alessandro. Allora, vi aggiorno, questa è una diretta carina che facciamo con Alessandro Zan, che è lo stesso Zan che dà il nome al disegno di legge Zan, in modo tale che parliamo del tema in maniera civile, pacifica. Io mi sono segnato sul mio computerino anche un po' di pareri, diciamo, non concordi con col DDL, in modo tale che lo stesso Alessandro ci potrà dire, entrare nel merito di chi la pensa diversamente. E, vabbè, intanto che aspetto che arrivi Alessandro, vi faccio salutare dalla Ferri, che è qua, con la Vitto. Leo è fuori con i nonni. Oh. E credo che sia, posso dire, la cosa più, cioè spero che possa essere una cosa utile per creare un sano dibattito, se no il rischio è quello che si crea sempre di fazioni che si insultano l'uno con le altre, anche quando poi magari di insulti non ce ne sono. Io questa settimana ho fatto delle storie dove sono entrato nel merito di alcune dichiarazioni di Pillon senza mai entrare nel torpiloquio o insultare sul piano personale il senatore, eppure da tante associazioni antiabortiste è arrivata la loro solidarietà nei confronti del senatore. Solidarietà solitamente arriva dopo un atto violento, ma devo dire che io non credo di aver utilizzato violenza nei confronti del senatore. Però, solidarietà. Sei salva da questa diretta. La salvo, non so come si salva, ma cercherò La metto su Instagram TV. Ma non ti secca fare sempre storie in diretta 24 ore su 24? Allora, posso, aggiungo una parentesi. Ragazzi, le storie durano 15 secondi, frazionate 15 secondi, cioè moltiplicate 15 secondi per le storie che faccio in una giornata, vi assicuro che non arriverete a 5 ore della mia vita. Neanche Neanche un'ora. un'ora, probabilmente. Quindi no. Ciao Michela Giro, dice solidarietà, che dire. Beh, siamo 56.000, beh, figata. Allora, Alessandro Zanna, siamo due boomer. Scrivimi un commento quando ci sei, così io ti aggiungo. Sono sicuro che sarà un disastro. Siamo Voi mi qua sentite? ed è in diretta. Mi prude l'orecchio. Se mi gratto l'orecchio, me lo gratto così l'orecchio, così non si vede. Alessandro Zanna, quando ci sei, scrivimi un commentino. Ragazzi, posso dire una cosa? Non chiedete di fare saluti, stiamo facendo una diretta dove parliamo di un tema, È una cercate diretta di... Siate importante. curiosi dell'argomento, fatevi la vostra idea, ovviamente. Non è una diretta di indottrinamento a nessuno. Cerchiamo di parlare. Io stesso sono curioso perché non è che io sia un luminare del DDL Zan, eh. Mi sono informato come chiunque di voi. Quindi, Alessandro Zan, batti un colpo. Che 70.000, raga, è la Madonna. In front, tutti mi stanno chiedendo se la registri. La registri? Sì, la metto, dopo la metto, la pubblico. Ragazzi, io purtroppo fumerò questa perché ho un problema con la nicotina. Infatti, patata, ti chiedo se ti puoi spostare con la bimba. Dove sto? Amore, io sto fumando, dai. Non fumare. Ci provo. Te la No, requisisco. dai, no, non riesco, amore, dai, no, non riesco. Dai, vai un po' più, vai lì, se vai lì. Ma sono Ma lontanissimo, me la no. rimetto sulla poltrona che ascolto lo stesso. Va bene. Se vuoi intervenire, Ferri, siamo qua. Va bene, mi sento ispirata. Alessandro Zanna, scrivi un commentino quando vuoi. Noi siamo qui. Un saluto ai modificati. Un saluto anche ai boomerini. Io mi sono appuntato un po', diciamo, pareri contrari al DDL Zan, in modo tale che li affrontiamo tutti. Ho
Adesso sembra che ho preso solo le cose di questo signore, si chiama Jacopo Kogge, che credo sia il boss finale dell'associazione Pro Vita, che sono contro l'aborto. Che poi, vabbè, dopo magari ne parlo anche con Zan di questo, che non c'entra niente col DDL, però ero Ma curioso. fa Ma non confusione. voglio far confusione, voglio colloquiare. Siamo sicuri che Zan intervenga? Me lo chiedo anch'io, l'ho appena sentito per telefono, sì. Alessandro Zan, eccolo! Trasmetti in diretta. Sono emozionato, raga. Vediamo. Ciao Fedez, ciao. Ma vero, ce l'abbiamo fatta al primo colpo, non ci credo. Buon Solitamente ci pomeriggio. metto 2 ore, ciao. Ciao, ciao. Come Noioso. stai? No, Bene. Tu dove sei? Sei a Milano? No, a Roma. sono a Padova, nella mia Ah, città. No, pensavo. perché sono di Padova, per cui la Pasqua la passo qui, Senti, ovviamente come tutti. la prima cosa che ti chiederei io è come mai il DDL Zan prende il tuo nome, che magari è la cosa più banale da chiedere, però secondo me partirei da qua. Perché prende il nome del relatore. Cioè, io sono stato relatore alla Camera e dunque ho condotto, diciamo, la legge, perché il relatore ha questa diciamo, facoltà di seguire la legge e ha determinati compiti e la porta fino all'approvazione finale, no? No, beh, Ovviamente poi. volevo chiederti cosa ti ha spinto, cioè che moto è stato dentro di te ad arrivare a scrivere, a essere relatore di un disegno di legge come il DDL Zan. Allora, io ovviamente ho, insomma, da tanti anni che faccio attivismo per i diritti civili e ho presentato in più occasioni leggi, anche nella scorsa legislatura, contro l'omotransfobia e in questo caso sono stato nominato dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera, relatore, e dunque ho poi unito tutti i testi che sono stati presentati dai diversi colleghi e abbiamo fatto una sintesi. Una sintesi integrata, ragionata, e siamo riusciti poi a presentare un testo organico molto importante che è appunto quello che è stato approvato alla Camera e che adesso è fermo al Senato e che fa tanto discutere perché appunto non si vuole andare avanti con la discussione. Altra cosa che ti chiederei è cosa aggiunge il DDL Zan all'attuale legislatura? Sto usando un termine corretto, cioè che cosa dà in più? Visto che una delle tante cose che leggo rispetto a chi è discorde è comunque i diritti sono già tutelati, cioè il codice penale prevede già di punire le persone che attuano comportamenti verso il diverso, verso gli omosessuali, verso i transessuali, verso i disabili, cioè sono già tutelati in qualche modo. Quindi che necessità c'è di integrare il DDL Zan? In realtà non è vero che sono tutelati, perché mancando un nome ad un reato, quell'aggressione non specifica o quell'atto di violenza non specifica qual è il movente che porta l'aggressore ad aggredire, no? Quella persona. Può essere un'aggressione qualsiasi per futili motivi, in realtà non è così. Già oggi la legge, la legislazione, tutela i crimini d'odio contro il razzismo. O motivati da religione, pensiamo a tutto il fenomeno dell'antisemitismo o nazionalità e così via. Ed è la legge Reale Mancino, una legge che esiste dal 1975, è stata integrata poi negli anni 90. E questa legge che cosa fa? Contrasta i crimini d'odio perché per razzismo e religione, perché questo era un fenomeno, è un fenomeno ancora molto presente, perché delle persone per il loro colore della pelle vengono aggredite, vengono fatte oggetto di violenza e lo stesso vale anche per ovviamente i crimini d'odio nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, nei confronti delle donne e anche nei confronti delle persone con disabilità. E queste tre fattispecie proprio mancano all'appello perché non c'è una legge che tutela e che contrasta i crimini d'odio per razzismo e religione e odio religioso, ma non c'è una legge che contrasta appunto i crimini d'odio per omotransfobia, misoginia e abilismo. E dunque noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la legge che c'è già, cioè la legge Reale Mancino, abbiamo usato gli stessi articoli del codice penale e l'abbiamo estesa all'omotransfobia, misoginia e abilismo. Dunque tutte le polemiche che
che vengono raccontate su questo sono veramente tutte bugie, tutte fake news. Perché? Perché la legge Mancino tutela i crimini d'odio per razzismo e non capisco e non vedo perché la stessa legge non possa tutelare anche altro. Anche perché il crimine d'odio non è un'aggressione qualsiasi, ma è un'aggressione nei confronti di un gruppo sociale per le caratteristiche di quel gruppo sociale. Cioè per la condizione personale di quella persona. Avanti in qualche modo, o anche modo per far sapere, diciamo, sul casellario giudiziario di tale persona che si è macchiata di un reato specifico, non di un reato generico. Quando i ragazzi Fedez che sono stati aggrediti 2 settimane fa a Valle Aurelia, no? Nella metropolitana, si stavano baciando. Quell'aggressore, quell'energumeno che li ha aggrediti, addirittura ha attraversato due dei binari rischiando la propria vita pur di picchiarli, ha scagliato il proprio odio, la propria violenza, non contro Jean-Pierre e Alfredo, che erano in quel momento due ragazzi che si stavano baciando, ma perché quelli erano due ragazzi gay Perché che era si stavano baciando. Cioè, lì stavano. poteva esserci un Marco e un Luca, la situazione non Ecco, cambiava. ma prendiamo questo esempio qua. Cioè, ad oggi, con la legislatura attuale, cosa succederebbe all'aggressore dei due ragazzi? L'aggressore poi dipende dal giudice, Sì, però dipende dal processo. è imputato per aggressione. Esatto, perché i ragazzi quando sono andati dalla polizia a denunciare hanno avuto dei problemi, perché non essendoci un reato con un nome preciso, cioè quella è un'aggressione omotransfobica, hanno dovuto, come dire, hanno fatto fatica con i carabinieri, con la polizia a fare la denuncia, perché appunto non c'è un reato. E dunque questo qui. Questo energumeno può essere accusato. Scusami, nel DDL Zan l'aggressione con non so, che verta in direzione omofobica, transfobica, verrebbe, cioè, ci sarebbe un procedimento d'ufficio? Cioè, Dipende ovviamente dal reato. Se c'è un reato che istiga all'odio e alla violenza, cioè delle persone incitano alla violenza verso un gruppo sociale, che potrebbe essere verso un disabile, verso una persona gay, verso una donna, questo è previsto nel codice penale all'articolo 604 bis, che è quello che diciamo, punisce l'istigazione all'odio per razzismo. È la stessa identica cosa. Se invece tu fai un atto di violenza, e questa violenza viene sanzionata come violenza motivata dalla condizione personale dell'individuo e non da un futile motivo, cioè quell'aggressione non è stata perché c'è stata una lite per un parcheggio, che è certo. pur grave, no? Ma c'è stata perché quelle due persone rappresentano qualcosa che per quell'individuo è sbagliato e dunque io quella persona addirittura agisce una violenza perché non accetta che due persone che si amano perché sono gay, possono vivere la loro vita normalmente come tutti gli altri. E dunque è importante questa legge, che è stata anche sollecitata dal Presidente della Repubblica, che in occasione della giornata contro l'omofobia ha detto delle parole molto importanti, cioè ha detto che le aggressioni verso le persone per il loro orientamento sessuale, per la loro disabilità, per le loro identità di genere, non è solo una lesione dei diritti umani di quell'individuo, ma anche mina il principio di uguaglianza, perché fin tanto che delle persone non saranno libere di girare mano nella mano o di darsi un bacio in pubblico perché vengono insultate o vengono aggredite, quelli non sono cittadini come tutti gli altri. E Chiaro. dunque serve una protezione aggiuntiva per consentire a queste persone di essere libere e cittadine come tutti gli altri. Da dire poi è, diciamo, non vedersi accettata una legge di questo tipo che dà un nome alle cose in qualche modo. Cioè, ad oggi io se una persona che aggredisce due persone in quanto gay ha una denuncia per aggressione per futili motivi. Esatto. È negare la realtà, negare l'evidenza di un qualcosa che esiste, che c'è ed è innegabile, cioè su questo io credo che possiamo convenire io, te, Pillon, Koghe e Chiuca, che è innegabile che ci siano delle aggressioni che abbiano uno stampo
realmente omofobo, trasfobico o... solo che loro dicono che la legge non serve e non hanno il coraggio di dire che allora andrebbe abolita anche la legge che pone delle aggravanti per i reati di razzismo. Secondo la proprietà transitiva, allora... Oppure, guarda Fedez, la prova provata è che loro alla Camera, quando noi abbiamo introdotto l'abilismo, no? Che è un fenomeno molto grave perché colpisce le persone con disabilità, i crimini d'odio verso le persone con disabilità, tutti alla Camera in Parlamento hanno votato a favore, compresi Lega, Fratelli d'Italia. Però anche la questione dell'abilismo segue lo stesso criterio dell'omotransfobia. Allora, perché avete votato a favore per l'abilismo e invece avete votato contro i crimini d'odio per omotransfobici? Mi viene da il sospetto, che non è più tanto un sospetto, ma ormai è una certezza, Hai negato. che chi non vuole questa legge, perché pensa ancora, però non hanno il coraggio di dirlo, capito? Pensa ancora che le persone omosessuali, transessuali siano persone sbagliate da Beh, correggere. in realtà devo dire una piccola ricerca tra diciamo il signor Jacopo Coche della situazione politica, dati tra gli organizzatori del Family Day. In realtà non è che si nasconde proprio, cioè lui va nei momenti dove una ragazza scrive una transessuale è una donna, cioè questa ragazza una transessuale è una donna. Lui risponde: la mia Fiat è una Mercedes. Cioè, quindi diciamo che lo nega ampiamente lui il fatto che una donna transessuale sia una donna a tutti gli effetti. Quindi partiamo da questo principio, no? A tal proposito, io, per dare spazio al pensiero di tutti, mi sono letto quello che dice, per esempio, questa persona rispetto al DDL Zan, Sì. quale la deriva libera del DDL Zan in Italia, già lo vedremo, appare più che colpevole, una vera e propria violenza che chiuderebbe definitivamente la bocca dei cittadini introducendo il reato di opinione. Questo io l'ho letto da tantissime parti. Cioè, vogliamo sviscerare questo tema? Cioè, col DDL Zan si introdurrebbe il reato di opinione? Ma anche questa è una grande fake news, perché voglio dire, tutti sono liberi di dire ciò che vogliono e di esprimere la propria opinione. Ci mancherebbe, viviamo in una democrazia liberale dove noi abbiamo fatto, come dire, dopo il fascismo c'è stata la conquista della libertà, no? Dunque della libertà di stampa, della libertà di parola, cose che non sono più garantite in certi paesi, come ad esempio Bielorussia, Ungheria, Polonia, dove si vede che le manifestazioni che vengono fatte in piazza vengono il più delle volte represse con la forza, no? Dunque ci mancherebbe, ciascuno è libero di dire ciò che vuole, però non può essere libero di, diciamo, discriminare e di istigare all'odio e alla violenza, perché questo non è una libertà di Infatti, espressione. dipende da quale opinione vuoi esprimere, cioè nel senso, io siamo in un paese dove puoi esprimere le tue opinioni e pagare le conseguenze nel momento in cui la tua opinione valica un confine passibile di qualsiasi tipo di ordinamento, cioè di ciò che la legge e lo Stato di diritto prevede. Cioè, se tu qua mi neghi, mi dici che nel DDL Zan si introduce il reato di opinione, è perché a questo punto le tue opinioni vertono in una direzione che istigano all'odio, mi Ma piace. non sono opinioni però, Se io Fedez. critico Alessandro Zan in quanto persona e in Sì. quanto ha i pensieri che mi esprime, nessuno mi pregiudica di farlo anche con l'introduzione del DDL Zan. Non è perché Alessandro Zan, in quanto omosessuale, io non posso più criticarlo perché in quanto omosessuale non posso più criticarlo. Non è così. Ma no, ma ci mancherebbe. Insulto invece Alessandro Zan in quanto omosessuale, ma è sacrosanto che qualcuno mi impedisca di farlo perché viviamo in uno stato laico che dovrebbe dare pari diritti e opportunità a tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, indipendentemente dalle scelte che uno compie privatamente, non so come dire. Ma siccome noi applichiamo gli stessi criteri che sono applicati nella legge Mancino, che è una legge che esiste da 40 anni e che ha avuto tantissime sentenze della giurisprudenza, delle sentenze costituzionali e ordinarie, cosa dice praticamente la giurisprudenza? Dice che, come dire, bisogna bilanciare la libertà di espressione che è garantita dalla nostra Costituzione, però evitare che si ledano i diritti e la dignità delle persone.
Perché se io dico, facciamo un esempio pratico, per me, se un prete in chiesa dice per me l'omosessualità è peccato, questa è un'opinione. Io ti posso dire di no, e tu mi dici di sì, e rimane un confronto di opinioni. Se invece qualcuno mi dice tutti i gay devono morire, questa non è un'opinione. Converrete tutti che questa è un'istigazione all'odio e alla violenza. E dunque. Per me non è una donna. Nel momento in cui lo stato in cui viviamo vede nella transessuale una donna, stai dicendo, puoi dirlo, ma stai dicendo una cosa che per lo stato italiano non è vera. E Sì, ti devo. dopodiché è una falsità, però non può essere, no, non può essere fatta oggetto di un'azione penale. Se, Ma. se invece, questo è il vero discrimine, se invece le mie affermazioni producono una condizione di pericolo, di discriminazione o di violenza per delle persone o per una persona, quella non è più una libertà di espressione, quella è un'istigazione all'odio. E dunque, già nel nostro codice è codificata questa cosa, per cui chi dice che la legge è liberticida, a parte che mente sapendo di mantire in molti casi, ma sa bene che non è così, perché in realtà chi dice che è liberticida è perché vuole continuare a istigare all'odio, vuole continuare che un gruppo sociale, come le persone della comunità LGBT+, ma non solo, sia un oggetto di insulti, di attacchi, di aggressioni impuniti, questa è la verità. Io vorrei rassicurare il signor Coghe che con l'introduzione del DDL Zan può continuare liberamente a dire che per lui i transessuali non sono donne, tranquillo. Cioè, le cazzate che dici puoi continuare a dirle, Ecco, secondo me. lì il bello della democrazia è che io cercherò di persuadere, non ci riuscirò perché so che Koge vabbè, è una causa persa, però cercherò di persuadere il mio interlocutore spiegando la ragione per cui quell'affermazione È è sbagliato. sbagliata. Però se la tua affermazione determina una discriminazione nei miei confronti, quella non è più una libertà, perché noi, come dire, tutti i cittadini devono avere la stessa dignità e devono vivere liberamente, no? Tu non puoi mettere in pericolo me con le tue affermazioni. Per cui quando nei social, soprattutto, che sono un veicolo molto potente, no? Si inneggia alla discriminazione e alla violenza. Questo produce veramente, veramente un effetto pazzesco moltiplicatore che va veramente a colpire le persone. Per cui c'è un problema enorme nel nostro paese perché i crimini. Bisognerebbe partire dal principio, cioè non negare l'esistenza di atti discriminatori che vanno in direzione dell'omofobia, della transfobia e delle persone con disabilità. Cioè, partiamo da questo, perché secondo me c'è già un problema di fondo nel non nell'accettare che esistano queste cose, ci Sì. sono, Poi è innegabile questo. sai, Fedez, cosa è bene dire che in tutti i paesi avanzati, ma anche paesi che sono, come dire, mi sento di dire un po' più arretrati dell'Italia, ma a questo punto non lo so veramente, in tutti i paesi è stata approvata una legge contro i crimini d'odio, veramente. L'elenco è lunghissimo, a parte la Francia, la Germania, Spagna e tutti. Odio sia trasversale. Cioè, poi oltretutto in Francia la legge contro l'omofobia è stata approvata nel 2004, cioè 17 anni fa. Allora, nel 2004, ed è stata approvata dalla destra in Francia. Cioè, questo a significare che questa non dovrebbe essere una legge di parte, ma dovrebbe essere una legge di tutti, perché stiamo dando protezione alle vittime vulnerabili. Cioè, una volta che abbiamo sviscerato che il reato d'opinione non c'è, cioè, dà diritti a chi non ne ha e non ne toglie a nessuno. Cioè, ti Esatto. leggo un'altra cosa che ho letto, che Sì. magari puoi spiegare. Attingo sempre dalla stessa fonte, ma l'asserzione è diversa, è di un'altra persona, Sgarbi, sul DDL Zan. Insegnamenti sessuali nelle scuole sono la cosa più abominevole e innaturale che si possa concepire. Quindi, nel DDL Zan si fa riferimento all'educazione sessuale a scuola. No, non si fa riferimento. Nella legge praticamente ci sono due punti in cui, in occasione della giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, che noi vogliamo istituire come giornata nazionale, ci sono delle iniziative che possono essere fatte nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni, però all'interno dei programmi formativi, cioè
con dei progetti che vengono, diciamo, che sono il frutto di un lavoro fatto da insegnanti, da studenti, da genitori, in modo condiviso, perché solo questi hanno la forza poi di passare. Ma il tema, a parte che il tema dell'educazione sessuale e dell'educazione all'affettività è un tema che non è presente nella mia legge, perché contrasta i crimini d'odio, ma è un tema fondamentale, perché Chiaro, guarda, però, cioè, qui è è un'altra fake news, è un'altra fake news. arma a cercare di confondere. Cioè, Sì. vabbè, facciamo che è un tema da affrontare, però intanto nel DDL Zan non si entra nel merito della educazione sessuale nelle scuole. No, ci sono in un articolo della legge, sono previsti tramite l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione e Razzismo di Palazzo Chigi, cioè del governo, che già lavora sui temi della non discriminazione, sono previste delle azioni concordate con le scuole nell'ambito dell'autonomia scolastica e concordate anche con le pubbliche amministrazioni per fare formazione sul valore delle differenze, perché molto spesso a partire dalle scuole i fenomeni di bullismo sono il frutto di un'educazione e di stereotipi di genere e di pregiudizi che poi producono una forma di violenza anche a scuola. E dunque è importante. Possiamo dire per chi invece interpreta questa cosa come un educare a una condizione sessuale indifferenziata? Ma allora, io trovo che veramente sono state dette tantissime cose strampalate, inventate. L'ultima è stata di Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show, che ha detto che in questa legge praticamente i bambini di 7 anni, non capisco perché i bambini di 7 anni dovrebbero scambiarsi i vestiti per spiegare l'omosessualità. Capite che questa è una cosa becera, volgare, inventata, che non è degna, secondo me, di una che ricopre una posizione così importante di leader politica, e soprattutto perché è una donna, per cui è una donna che ha subito un attacco misogino molto, molto violento, e verso il quale io ho espresso la mia solidarietà, la mia vicinanza, ma proprio per questo lei dovrebbe essere la prima ad essere sensibile a queste questioni, no? E invece purtroppo specula per ottenere un po' più di consenso dalla parte più arretrata del paese, inventando le cose. Allora, questo è inaccettabile ed è per questo che anche veramente ti ringrazio per questa opportunità, perché spiegare che il rispetto verso le differenze è un valore, non è un problema, perché la società, quando rispetterà tutte le differenze, tutti i talenti, tutte le persone, a prescindere dalla loro condizione personale, sarà una società più giusta, sarà una società dove si vivrà meglio tutti. Quando invece, a partire dalla scuola, ti insegnano che, e se appunto tu hai posto il problema in una storia veramente in modo delicato, parlando di tuo figlio, no? E no, però voglio dire, quello è un tema vero, no? Perché allora il fatto stesso che ci sia nelle scuole, che i bambini devono vestirsi nelle scuole, nell'educazione in generale, che i bambini per forza devono vestirsi di blu e le bambine di rosa, che i bambini devono giocare con le macchinine e le bambine con i soldatini, i bambini non devono piangere, le bambine possono piangere e così via, costruisce dei paletti e degli schemi mentali che possono diventare, come dire, l'anticamera poi di violenze quando si è adulti, no? Ma Di lì le sopraffazioni nei confronti dell'altro. persone, perché poi vivi con dei dogmi imposti, no? Dove a quel punto ritorni la donna che deve cucinare, l'uomo che va a lavorare. Cioè, dei sussidiari delle nostre scuole, di alcune scuole, Fede, c'è ancora la mamma stira e il papà porta a casa lo stipendio. Ma voglio dire, questo è diciamo, uno stereotipo di genere che deve assolutamente essere decostruito, perché oggi i genitori devono collaborare alla pari e dunque la mamma può andare a lavorare mentre il papà accudisce i bambini, il papà se fa la lavatrice non è che perde la propria virilità o se lava i piatti, no? A sottolineare queste cose oggi nel 2021, cioè la cosa assurda è quella, non
Comunque tutte queste cose nella legge non ci sono e dunque sono solo anche la cosiddetta teoria gender, no? Ma noi siamo contrari alla teoria gender, il DDL Zan la teoria gender. Allora, intanto mi devono spiegare che cos'è la teoria gender, io non l'ho ancora capito. E in secondo luogo è un'invenzione costruita ad arte per spaventare le persone, per spaventare i genitori, e dunque per fargli credere delle aberrazioni che appunto, no, come quella dello scambio dei vestitini, che è veramente, io non la posso qualificare, perché è una mistificazione talmente enorme che uno dice, ma chi te l'ha suggerita, voglio dire, no? Cioè, che consiglieri politici hai? Non so, veramente, però. Dichiarazione di una influencer che si chiama Amna Bonetti, che ha scritto, secondo a Fedez, su cosa dice... DDL Zan. Allora, le parlo da persona che ogni giorno porta una diversità sulla propria pelle. Perché sono sorda? Sorda profonda dalla nascita. So cosa vuol dire essere discriminata per una diversità. Eppure, per questo motivo, non è necessaria una legge contro la sordofobia. Trovo assurda l'idea che alcuni esseri umani siano più uguali di altri. L'ha detto lei in realtà, no? A parte che la legge contrasta ovviamente i crimini d'odio e le violenze verso anche le persone con disabilità, e dunque il suo caso... Credo che dica, io non ne sento la necessità, dicendo, trovo assurda l'idea che alcuni esseri umani siano più uguali di altri. Ma non è così in realtà, perché ovviamente tutti, teoricamente siamo uguali, no? Tutti quanti, ma se... Io, in quanto persona con disabilità o in quanto gay, sono fatto oggetto di violenza e di aggressioni non per quello che faccio, cioè io ti do un pugno e tu me lo ridai, faccio l'esempio, no? Ma per quello che sono. Certo. Cioè, se io vengo menato, corcato de botte, direbbero a Roma, no? Perché sono gay. Aspetta un attimo, mi dicono che non si sente bene. Aspettate, raga, metto le cuffie. Aspettate, che era importante. Ti aspetto. Ditemi, raga. Si sente meglio, raga? Ditemi se si sente meglio. Ma mi sembra... Io ti sento, Fedez. Sì, si sente. Si sente, ok. Dicevamo, stavamo parlando di questa ragazza, Anna Bonetti, che dice, io, in quanto sorda, trovo assurda l'idea che alcuni esseri umani siano più uguali di altri. Stavi dicendo una cosa sensatissima che... In realtà... torniamo a Mattarella, no? Cioè lui dice, se uno viene colpito e discriminato per la propria condizione personale, si viola il principio di uguaglianza, e dunque non è vero che siamo tutti uguali. Se io vengo colpito per il mio colore della pelle, non è vero che sono uguale, perché sono un cittadino che ha meno protezione, che ha meno tutela. Ha bisogno di essere tutelato. E allora, voglio dire, in tutti i paesi civili... No, semplicemente perché sei oggetto di discriminazioni che esatto. Un cisgender bianco non proverà mai, in qualche modo. Esatto. Siccome c'è uno stigma sociale ancora forte nei miei confronti, anche perché, io aggiungo, ci sono politici che ci marciano su questa cosa qua e alimentano l'odio nei confronti di gruppi sociali, questo fa sì che nella società persone malintenzionate, che hanno un sentimento di frustrazione, si sentono legittimati ad agire e agiscono con violenza nei confronti non miei, perché sono Alessandro Zan, ok? Ma nei confronti miei, perché mi tenevo per mano con il mio ragazzo per strada. Allora, senza che mi conoscesse, non mi conosceva, no? Però siccome mi tenevo per mano con il mio ragazzo, mi ha aggredito, e questo è il crimine d'odio. Certo. E noi contrastiamo questi crimini d'odio anche nei confronti verso le persone con disabilità, se mettiamo in campo un'azione sicuramente, da un punto di vista della legge, che colpisce questi crimini, ma se facciamo anche, attraverso una legge di questo tipo, cultura in un paese. Perché quando in Francia, torno sempre alla Francia, hanno approvato la legge nel 2004, negli anni sono calati di molto i crimini di odio. I cosiddetti hate crimes sono, negli Stati Uniti, diciamo, sono all'avanguardia nello studio degli hate crimes,
Biden è, come dire, ha fatto di questo uno degli elementi forti della sua campagna elettorale. Questo è una situazione, diciamo, che negli altri paesi ormai è una realtà. In Sdoganata, Italia certo. stiamo ancora parlando di leggi liberticida, che non servono le leggi. E allora io sento tanti dire e indignarsi quando succedono le aggressioni. Ah, non è da paese civile, poi però dicono, vabbè, le leggi che ci sono bastano e sono sufficienti. Mi dovete spiegare perché, insomma. Infatti io poi ritorno sempre su questo perché io credo che la più grande obiezione che viene fa al netto che poi chi dice che il DDL Zan non è fondamentale è chi poi è più critico e ossessionato a contrastare il DDL Zan in qualche modo, no? Quindi c'è questa, diciamo, antitesi rispetto alle intenzioni. Ma Speriamo che adesso si proceda al Senato, perché io sono No, molto ma poi preoccupato. voglio Sì. chiederti appunto cosa sta accadendo, proprio che tipo di ostruzionismo si sta facendo proprio in termini pragmatici, ma vorrei smarcare perché alla fine io, guarda, ho fatto una mia piccola ricerchina da giovane ragazzo curioso e la più grande, diciamo, argomentazione di contrasto al DDL Zan è sempre quella. Caro Fedez, il DDL Zan lede la libertà di espressione e di educazione e di professione di tuo figlio e di tutti gli italiani. Cioè, vogliamo tranquillizzare tutti? Cioè, poi magari sicuramente non si tranquillizzeranno, però intellettualmente onesti, cioè, vogliamo dire tranquilli, la libertà di espressione non viene toccata, cioè. No, ci mancherebbe. E noi stessi per primo abbiamo messo un articolo nella legge, l'articolo 4, che chiarisce in modo evidente che la libertà di espressione è un valore sancito dalla nostra Costituzione. Dunque anche una legge non potrebbe mai imporlo, no? Certo. Una limitazione della libertà di espressione. Quello che noi facciamo è quello che già la legge Mancino fa, cioè condanna l'istigazione all'odio, perché quella non è libertà di espressione, quella è un reato. E dunque come reato deve essere perseguito perché in tutti i paesi civili chi istiga all'odio e alla discriminazione viene fatto oggetto ovviamente di un'azione penale, perché Certo. diversamente poi se non si agisce così le persone continueranno ad essere discriminate, aggredite nel lavoro, per strada. E guardate, non è un caso, Fedez, che l'Italia è al 35esimo posto in Europa per omofobia e per misoginia ed è vicina a quei paesi che la praticano come discriminazione di Stato, cioè Certo, la certo. Polonia, l'Ungheria. Cioè la Polonia è al 40esimo posto, noi siamo al Dov'è 35esimo. l'Arabia Saudita? Dov'è, curiosità mia, scusami. No, no, io parlo dei paesi dell'Unione Europea, Ah, europei, ok. Arabia Saudita sarà, non perché so dove. purtroppo, Nel vabbè, l'Arabia mondo? Saudita è Ah, prevista la era. pena di morte per le persone No, omosessuali. sono al primo No, loro no, al io parlo mondo. dell'Unione Europea, cioè ci sono Ok, non posti. sai la classifica mondiale, scusa, ero No, curioso. no, no, perché è una classifica che è stata redatta da ILGA Europe, che è l'associazione Ok, che si quindi si occupa occupa solo dell'Europa. Ok, dell'Europa, mia moglie esatto. voleva fare una domanda. Vieni, patata, cosa volevi chiedere? Aspetta, mi sono confusa. Non mi sentite? Sì, ti Ciao. sentiamo. Sì, io però non Ciao. Ok, sento. vabbè. Come mai tanti dicono che con questa legge, cioè tanti anche, tante persone gay, eccetera, dicono che con questa legge è come dire che gli omosessuali sono inferiori? Cioè, mi hanno Hai detto in tanti che hanno sentito? scritto questa Sì, era cosa. la stessa Obiezione della ragazza, probabilmente. considerazione. No, è il contrario, cioè nel senso che le persone della comunità LGBT+, che oggi sono oggetto di uno stigma sociale e dunque sono colpite da violenza e discriminazione per la loro condizione personale, devono essere quello che tecnicamente si dice una tutela rafforzata, cioè Certo. noi dobbiamo contrastare questi crimini d'odio per debellarli dalla società. Se noi non facciamo nulla, continueremo ad avere aggressioni che non hanno, come dire, che hanno un movente, cioè quello dell'omofobia, senza però chiamarle con No, quel nome. infatti mi viene da pensare, non vivendo il problema sulla mia pelle, che però è vero, una persona omosessuale dice, cavoli, ho bisogno di essere tutelato di più e quindi mi sento diverso. Però, cavoli, è innegabile dall'altra parte che esistono degli eventi che hanno proprio una connotazione
prettamente omofoba, quindi è innegabile che ci sia bisogno di una tutela sotto quel punto di vista, Pensa che da una parte, e di educare dall'altra. oltre il 50% delle persone LGBT più intervistate ha paura a girare mano nella mano con il proprio compagno in un paese. Vi pare che sia un paese civile quello dove due persone che si amano e che si vogliono bene possono girare mano nella mano e non lo possano fare perché ricevono insulti? E sono aggrediti di botte, o un semplice bacio, o banalmente solo sapere che quelle due persone sono gay e vengono aggredite per strada senza Certo. nessun motivo. Allora, come dire, Ma io penso anche, vado oltre, la libertà di baciarsi in pubblico. Io sono, cioè, sono convinto che baciarsi in pubblico per due persone omosessuali possa essere un problema, perché ti può capitare che arrivi qualcuno e ti dica queste cose in pubblico non si fanno, Se perché lo fai, ho sei visto più video, terrorizzato. ho visto Esatto. più video di queste situazioni, cioè parlo per cose che ho visto. Ti leggo invece un articolo dell'Huffington Post che invece parla proprio sul piano tecnico. L'inserimento dell'articolo 7 di fatto rende inapplicabile la prevenzione all'omotransfobia nelle scuole, perché invece di renderla obbligatoria, lascia la scelta ai genitori e alle scuole. Però mi viene da pensare, se già facciamo fatica ad approvarla rendendola, diciamo, una scelta, figurati se dobbiamo renderla obbligatoria, diventa impossibile farla No, noi approvare. abbiamo fatto questa scelta, Fedez, per una semplice ragione, che le cose imposte non funzionano mai. Cioè, Ma no, ma poi immagino, ma figurati, se rompono, avete ostruzionismo provvisoria, figurati se la metti obbligatoria, non, cioè, credo sia un'opera di mediazione. c'è un bel esempio che è quello della città di Reggio Emilia, dove hanno fatto un laboratorio proprio sulle non discriminazioni a partire dalle scuole primarie, fatte appunto con insegnanti, genitori e studenti, dove si è arrivato a dei progetti condivisi e quelli sono stati veramente molto importanti perché la condivisione poi produce che cosa? Produce accettazione generale, no? Cioè questi, Certo. ecco, se tu invece le imponi, tagli fuori i genitori, tagli fuori, poi vengono fuori i problemi. Allora, su Certo, questi ovvio. temi qua bisogna lavorare molto, con molta pazienza, con molta appunto tenacia, cercando di coinvolgere il più possibile le persone e portando nelle scuole questi progetti nel modo più semplice e più sereno possibile. Stiamo parlando in fin dei conti di cose molto semplici, educazione al rispetto. No, non è che stiamo parlando di cose aliene, Certo, no? certo. È il rispetto nei confronti di tutte le differenze, soprattutto per i bambini è importante, come dire, dare diciamo, fiato alla creatività, no? I bambini non possono essere ingabbiati, imprigionati, devono essere liberi di esprimersi, no? Per quello che sono, per quello che sentono. E dunque il lavoro che stanno già facendo tante maestre, tanti maestri, è proprio quello di lasciare liberi i bambini di esprimere la loro Come meglio vogliono, soggettività come certo. meglio vogliono. È così che poi crei. Un bambino cresce equilibrato, cresce felice, E di diciamo, ecco. conseguenza una società cresce libera in qualche modo. Se invece, come dire, i bambini già assorbono gli stereotipi e i pregiudizi che sono il frutto poi di una società dove la donna è ancora oggetto di sopraffazione, di violenza, è chiaro che questo non facilita poi il fatto che i cittadini del domani saranno più consapevoli, saranno più inclusivi, no? Sì. Saranno, ecco, Ma poi meno. io dico una cosa un po' estrema, ma cioè, viviamo in uno stato laico dove nelle scuole è prevista l'ora di religione facoltativa. Ok? Cioè, non vedo quale problema ci sia a non introdurre anche l'educazione sessuale o l'educazione che verta in questa direzione, in tal senso facoltativa. Ma anche all'affettività, eh. È una L'affettività, scelta. in un qualche modo, è una cosa che anche si impara, se vogliamo. Cioè, l'educazione all'affettività è importante, soprattutto per i bambini, no? Perché c'è un problema di anaffettività anche, no? Tra gli adulti, i bambini. Spiegami lezioni di affettività perché su questo non No, so no, cosa beh, intendi. non è una mia Ah, ok. competenza, No, però lo voglio so, no, ma dire. in cosa consiste? Cioè, non l'ho mai sentito.
in questo, no, è un'altra faccia dell'educazione alla sessualità, no? Certo. Che è educazione al sentimento, possiamo chiamarla come vogliamo, no? Dunque, a seconda poi del grado della scuola, ovviamente si mettono in campo progetti diversi. Dai bambini più piccoli ci saranno progetti di un certo tipo, ai bambini più grandi saranno. Ma questo lo fanno ovviamente in tutta Europa, non è Ma certo, ma che. ognuno è libero di fare quello che vuole, però nelle scuole noi oggi abbiamo una dottrina a tutti gli effetti che crede che il sesso prima del matrimonio sia fuori luogo, che gli omosessuali siano contro natura, ed è legittimata. E vabbè, possiamo essere d'accordo, va bene, però è diciamo, opzionale, no? Posso scegliere di farla o meno questa cosa. Dall'altra parte, datemi l'altra opzione, l'opzione di scoprire la sessualità, di fare dell'uso del preservativo, dell'inclusività, di capire le diversità. Cioè, non capisco dove sia il problema, francamente, nel 2021. Cioè, davvero non capisco. Però anche qui, e ti assicuro che in aula io ne ho sentite di tutti i colori, in Ma Parlamento, immagino, hanno immagino. utilizzato questa cosa giù le mani dei bambini ancora una volta e devo dire che, però la cosa che mi fa molto piacere è che alla Camera la legge è stata approvata con una larga maggioranza. Ma mi spieghi ad oggi cosa blocca l'approvazione del disegno di legge Zan? Allora, la legge è stata approvata alla Camera il 4 novembre, sono passati 6 mesi, Manca il Senato. manca il Senato. Al Senato che cosa succede? Che la Commissione Giustizia, dove la legge deve iniziare l'iter, perché una legge in un ramo del Parlamento inizia prima dalla Commissione, la Commissione approva il testo e poi il testo va in aula per l'approvazione definitiva. In Commissione non si è ancora iniziati, perché? Perché il Presidente della Commissione, un certo senatore Ostellari, sta bloccando la legge. Di che Cioè, partito? della Lega. Strano. Sta bloccando la legge in modo arbitrario. A che titolo mi viene da dire? Perché? Perché il presidente cosa, ha, de, ha, de, ha dei poteri, no? Che è quello di convocare, ad Gli ordini esempio, del giorno. la commissione, gli ordini del giorno e così via. In pratica, la spiego proprio più semplice possibile, noi abbiamo che la maggioranza della commissione vuole la La calendarizzazione. commissione di cosa? Della Giustizia. La commissione Commissione giustizia. Giustizia del Perché Senato. rientra diciamo, nelle competenze della commissione giustizia Sì, essendo una questa. legge che si occupa di diritti e che ha una parte Ok, ovviamente quindi penale, commissione rientra nella. giustizia del Senato vuole calendarizzarla. Ok. La maggioranza vuole calendarizzarla. Purtroppo è in ostaggio di una minoranza e del suo presidente. Che però ha più poteri della maggioranza. Che no, non è proprio così, però Ok. che ha i poteri di calendarizzarla, cioè di iniziare Eh beh, l'iter, quindi ha più potere, e, diciamo, pragmatico. dunque la tiene bloccata perché lui non è d'accordo con la legge, Lui cioè che è contesta questa. assurdo. Allora, beh, la traduco io per il popolo, visto che ho la terza media, quindi la traduco da quello che ho capito io che ho la terza media. Una legge, parliamo di Stato democratico, ricordo ragazzi, sempre laico, cioè, ricordiamoci ragazzi che viviamo in uno Stato laico, questo sarebbe bello non dimenticarselo mai. Non viviamo in uno Stato cattolico, viviamo in uno Stato laico, questo non lo dico io, cioè ricordiamocelo sempre. In una democrazia in cui il Parlamento ha ampiamente approvato il disegno di legge, la palla passa al Senato, nelle mani della Commissione Giustizia del Senato. La maggioranza, cioè nella Commissione Giustizia c'è la maggioranza per calendarizzarla e votarla, ma una minoranza della Commissione Giustizia e nella persona del presidente Che è della Lega, che si chiama presidente di Ostellari, cosa? della Commissione Giustizia. Ah, nella persona del presidente della Commissione Giustizia del Senato non viene calendarizzata in maniera del tutto arbitraria e così per partito Hai preso spiegato io. Per benissimo. partito preso, guarda che proprio è l'esegesi perfetta, per partito preso. Quindi, cioè, in qualche modo, se viviamo in una Però non democrazia, dovrebbe fare così, ma no, perché. ma anche perché, scusami, viviamo in democrazia, calendarizzala, falla votare
Esatto. E lo Stato democratico sceglierà se approvarla o meno, ma così non ha senso. Ma Cioè, loro, così è... ma lui quale strategia adotterà? Non so, Poi... che puntano il dito e ti dicono c'è altro di più importante da Sì, votare. e Io poi... vorrei, io ti giuro che vorrei vedere gli ordini del giorno di quello che viene discusso in Senato tutti i giorni per vedere se quello che viene votato in Senato e discusso in Senato è tutto prioritario. Guarda, sono veramente curioso, perché sono sicuro che si parlerà solo di cose fondamentali in Senato, sono sicuro di questo. No, e la cosa grave, secondo me, è che il presidente di commissione dovrebbe essere super partes, dovrebbe togliersi la casacca di partito Certo, ovvio. Come il e Presidente del Senato e il Presidente della Camera. esatto, e tenere conto della sensibilità prevalente della commissione, che appunto Certo. vuole calendarizzare, vuole discutere la legge. Ed è inaccettabile che il Parlamento No, sovrano. una cosa interessante secondo me da fare, se tu ci hai sbatti di farla, è vedere in questi, da quanto tempo è che è bloccata, che non viene calendarizzata. Beh, sei bloccata da 6 mesi. Ok, io vorrei vedere, questo se lo fai tu, guarda, ti do una lezione di comunicazione per tutti, che ti prendi il grafico come ci avete voi politici, avete questi grafici che fanno le grafiche terribili per comunicare le vostre cose, prendi il tuo grafico e fai vedere, ti vai a cercare in questi 6 mesi cosa sono le cose prioritarie che sono state discusse in Ma no, ma Senato. li Sono sappiamo, sicuro che troverai una lista di stronzate in Ma mani. ne abbiamo trovate, Ah, figurati. È dimmene un chiaro. po', dimmene un po', dimmi È un po' di chiaro che una. cose. Beh, ad esempio, ci sono tante mozioni su questioni che sicuramente sono importanti, perché tutto è importante. Il Parlamento si occupa di tutto, ovviamente, perché il Certo, paese è ovvio. complesso. Ma è ovvio. Però, come dire, non meno importanti di una legge che vuole contrastare le violenze e combattere, ovviamente, l'omotransfobia No, in ma questo poi, cioè, paese. stessimo dicendo che è da una settimana che la bloccano e quindi ci sono cose che sono passate avanti, posso capire. Stiamo parlando di 6 mesi, cioè, sei Esatto. mesi. Dunque, e poi utilizzeranno tutte le strategie per, come dire, allungare i tempi, eccetera. Ecco perché, secondo me, questa battaglia, Fedez, non la si vince solo in Parlamento, No, no, ma la si no, no. vince soprattutto fuori. Perché noi, se, e comunque grazie a te e ad altre persone che hanno grande visibilità del mondo della cultura, dello spettacolo, si stanno schierando. È importante questo, perché questo porta, diciamo, anche un moto di opinione, no? su questa questione. E solo se noi avremo una forza che viene fuori dal Parlamento, riusciremo a spingere ancora di più, perché questi che vogliono bloccare la legge e vogliono utilizzare questi mezzucci, che non sono appunto discutere e votare, ma sono insabbiare, allungare i tempi, utilizzare tutte queste tecniche dilatorie, no? Guarda, io credo solo una cosa, indipendentemente dai personaggi di spicco che si espongono, io credo che soprattutto i più giovani, le persone a cui parlo io magari, no? Ventenni, anche trentenni, no? Io credo che quando si parla alla pancia, quando si parla all'istinto più basso del paese, è molto più facile anche trovare coesione da quella parte. Cioè, a me non stupisce vedere il Family Day con 10.000, adesso non so, dico 60.000 così sono contenti, va. Facciamo, sì, facciamo milioni di persone in piazza così sono contenti. Non mi stupisce perché da quella parte c'è una vera coesione, cioè gli va dato atto che riescono a essere uniti e a farsi vedere. Da questa parte qua dovremmo purtroppo, mi viene da dire, imparare da loro come riescono a farsi sentire, a essere uniti, a essere tanti. E purtroppo qui non si toccano degli istinti bassi, qui bisogna in qualche modo essere un po' più attivi, mi viene da dire, no? Sì, però Anche guarda civilmente. Fedez, che questa cosa del Family Day era, diciamo, gli ultimi Family Day, se noti, no? Che si sono spostati sempre in piazze più piccole, Sì. perché ovviamente tutta questa gente non ce l'hanno. E se guardiamo i Pride, che sono manifestazioni partecipate da tutti, non solo dalle persone Certo. LGBT+, sono manifestazioni sempre più popolose, sempre più piene. C'è l'onda Pride, si svolgono in tutte le città d'Italia. Cioè, se noi guardiamo i giovani giovanissimi che hanno un grande senso di giustizia e vogliono, che non accettano che delle persone sulla base della loro condizione personale siano discriminate in questo paese,
veramente scendono in piazza in tanti. Se noi contiamo tutti i Pride e tutte le persone che sono scese in piazza quando si poteva e non c'era il Covid, rispetto al Family Day che fa casino, ma che in realtà riunisce sempre meno persone, perché quella secondo me è una manifestazione dove si punta il dito contro qualcuno, mentre i Pride sono una manifestazione di gioia, di libertà. E io penso che alla fine, contando questo, vincono i giovani del Pride. Sono d'accordo, però secondo me imbastire anche quelle manifestazioni ad oggi con un contenuto come questo e a quel punto a loro volta iniziare a puntare anche noi il dito, perché va bene essere una gioiosa macchina da guerra, come diceva qualcuno, però ogni tanto i coglioni vanno tirati fuori. Certo, e poi guarda, le leggi fanno cultura. Pensiamo a quello che ha fatto le unioni civili, no? Quando tu hai cominciato a vedere tante coppie che si sono sposate con gli invitati, i parenti, gli amici e tutte queste persone che partecipano ad un momento, no? Diciamo di festa, però pubblico, visibile, non più nascosto nell'oblio, no? Addirittura tutelato dallo Stato. Questo ha cambiato di molto la nostra società, la percezione della nostra società. E dunque una Certo. legge contro i crimini d'odio darebbe veramente una grande speranza, un grande, diciamo, futuro, ad un paese che avrebbe, dando un nome alle violenze, dando un nome all'odio, avrebbe meno casi di questo genere. Perché se uno si bacia per strada, quell'aggressore deve sapere che lo Stato non può tollerare che quei due ragazzi vengano picchiati. Ecco, No, questo è ma un tema. io sono d'accordo con te, cioè io veramente ho cercato di fare questa diretta con uno spirito critico e ho cercato veramente, nel mio piccolo ovviamente, cioè io non sono un giornalista, fortuna mia, mi viene da dire, e ho cercato di raccogliere, diciamo, tutte le voci che sono riuscito a trovare di dissenso e non, cioè, io non riesco a... Non riesco a comprendere come si possa bloccare una cosa che per una società che si definisce civile è fondamentale in qualche modo. Quindi non riesco a comprendere. Poi, se si vuole entrare nel merito della è fatta bene, si può fare meglio, quella, cioè, su quello va, cioè, ci sta, ma ostacolare il principio stesso, che si abbia bisogno di una legge di questo tipo. È in qualche modo vivere nella stratosfera, cioè non vivere. Infatti, chi ha ancora dei dubbi, Fedez? C'è un libro molto bello che è Caccia all'Homo, che è scritto da Simone Alliva, un giornalista, che racconta, diciamo, tutti i casi di omofobia e di violenza che ci sono stati nell'ultimo anno. È impressionante vedere come le dinamiche sono le stesse, no? Che è appunto l'odio verso un gruppo sociale. E questo vale ovviamente per tutto il resto. E dunque è veramente importante che questa battaglia sia di tutti, sia una battaglia trasversale. Io ho fatto l'appello, guardate, anche tipo alla Lega, Fratelli d'Italia, perché ho detto ripensateci, avete un'occasione, no, per votare una legge di civiltà, perché poi quando voi non la voterete fra 10 anni, se voi non la votate fra 10 anni, ci potrà essere qualche vostro nipote, qualche vostro figlio che non vi apprezzerà molto, che non vi Chiaro. guarderà con grande stima. Io credo che sia tutta una questione di propaganda, come è purtroppo la politica oggi. Sì, Sarebbe però io penso che la propaganda si possa fare su tutto, Fedez, però non si può fare sulla pelle po' della meno. gente. Sì, Io però penso che... diciamo in generale un po' meno propaganda farebbe No, bene. però voglio dire, la puoi fare sull'economia, però non Certo. può, si può scherzare sulla pelle della gente. Cioè non si può esprimere solidarietà quando accade un fatto del genere e poi dire che la legge non serve, perché è molto Certo. più grave questa, hai una responsabilità politica. Mi chiede mia moglie cosa possiamo fare di concreto. Dico, cosa, cioè, possiamo attivare le persone cioè, cosa si può Beh, fare? allora, quello che avete fatto oggi, che hai fatto oggi, è già una cosa importante. Mi sembra che, insomma, voi abbiate fatto parecchio. La cosa che si può fare, che si può anche dire a quelli che ci stanno seguendo, è che c'è una petizione che si può sottoscrivere, che è quella, che è stata lanciata da Jean-Pierre Moreno, che è stato uno dei due ragazzi aggrediti a Valle Aurelia, che è la Sì. petizione
della campagna da voce al rispetto. La sto cercando, eh. Petizione da voce al rispetto. Legge, eccola qua. Ecco. Da voce al rispetto.it. Sì, esatto. Giusto? E lì si può firmare la petizione. Ah, vedi, non lo sapevo. Vedi, adesso so una cosa. Firma ora. Per ora solo 15.000. No, dai, molti di più, Ma l'hanno raga. lanciata qualche giorno fa, per cui Ok, bisogna. ragazzi, dopo lo pubblico anch'io. Da voce al rispetto.it.org, tutto attaccato. Segnatevelo. Scrivete da voce al rispetto.it, scusatemi. Da Punto voce it, al punto it. rispetto.it, scrivete firma la petizione, dopo lo faccio vedere. Già mi sembra una gran cosa. E poi l'altra cosa che Mi io siete dico a dati tutti. 20.000 firme. No, dobbiamo farne un botto. Sì, Dobbiamo farne un infatti. botto, dai. Infatti. E poi Dai. l'altra cosa è scrivere ai propri senatori di riferimento. Ora è vero che al Io Senato si non so quale vota. sia il mio senatore di riferimento, non credo di avere un senatore di riferimento, francamente. Ho una senatrice. Quali sono i vostri senatori di No, allora, riferimento? siccome è il Senato che deve approvare la legge, sono loro, no, Sì. che devono votarla. Io ho già fatto la mia alla Camera e adesso tocca a loro. Cosa si deve fare praticamente? Siccome il Senato viene eletto per regione, tu vai nella tua regione, tu Sì, sei della però ti Lombardia. interrompo. Posso interromperti, Prego. perdonami. Sto fantasticando, sto facendo un brainstorming in diretta. Ok? Come si chiama il presidente della Commissione Giustizia? Ostellari, Nome? Andrea, Allora, è della mia città. salutiamolo calorosamente. Io credo che la cosa migliore sia scrivere, visto che senatore Ostellari No, è scrivere, sì. comunque si può scrivere al signor Andrea Ostellari, nonché presidente della Commissione Giustizia. Ah, vedi, mia moglie, insieme a tanti altri, mi dice che stanno scrivendo sotto cosa, l'Instagram di Ostellari, stanno Sì. scrivendo di calendarizzare Beh, secondo me scrivere al signor Ostellari, che comunque è Sì, pagato facendo da noi. preghiera, siccome ci sono state delle affermazioni di insulti e di odio, che deve essere sempre No, fatto con. io No, no, io sto. Beh, ma non tu dico, ascolta, Alessandro. ovviamente. Questa cosa non so come dire. Io sto dicendo una cosa chiara e precisa, che è scrivere sotto il profilo del signor Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, che blocca la calendarizzazione del DDL Zan, di calendarizzare la legge. Quindi io sto invitando le persone a far questo. Tutto ciò che ne consegue non è affar mio, così come quando Pillon e il signor Koghe scrivono e mi arrivano insulti e minacce di morte, cioè non gliene posso fare una colpa. No, certo, però come dire, io quello, il messaggio che voglio mandare è che se noi vogliamo. Ok, avvisa che il sito è crashato, eh? E il sito è già crashato. Ah, ok, va Quindi bene. sistemiamo il sito, appena è sistemato il sito, lo riattiviamo. Sì, no, quello che Cioè, dico lo è dico di qui. che noi vogliamo approvare una legge contro l'odio, no? E dunque non possiamo noi per primi. Cioè chi scrive e che protesta, Ma è perché ovvio, ma certo. la protesta Ma politica può l'importante è essere anche essere. aspra, Ma però non può mai trascendere nella. se si è chiari nel messaggio che si veicola, ok? Sì. No, non ti puoi assumere le responsabilità da ciò che diverso ne deriva da ciò che hai detto. Io in questo Chiaro. momento sto dicendo: andate sotto il profilo del signor Ostellari a chiedere, nella maniera più civile e gentile possibile, di calendarizzare un disegno di legge che sta platealmente ostacolando, in minoranza oltretutto. Cioè, quindi diciamo non l'atteggiamento più democratico del mondo, però civilmente glielo si chiede. Ciò che ne deriverà di diverso da ciò che non è civile non mi compete perché io sto facendo un'esortazione a livello civile. Finita lì. Sì, poi un'altra cosa che può fare il Presidente della Commissione Giustizia è quella di nominare il relatore che dovrà condurre la legge al Senato. Che E potrebbe aveva anche fatto una proposta lui già. nominare il senatore Pillon. Dunque, e questa sarebbe secondo me un'enormità, una provocazione ovviamente, no? Perché nominare Pillon relatore della legge sull'omotransfobia al Senato, però, ecco, è una possibilità. Io confido che
il presidente Ostellari agisca con saggezza, con buon senso e nomini come relatore o relatrice una relatrice o un relatore della maggioranza della commissione che vuole la legge e non Non, uno beh, certo. che vuole affossarla del tutto, perché questo sarebbe Sarebbe brutto. veramente antidemocratico. Sarebbe Allora, antidemocratico e poi, cioè. Vabbè. però io per scaramanzia lo dico, Sì, io non dico niente, stavo per dire un'altra cosa, non dico niente. Non dico niente. perché se Meglio così. fosse così sarebbe veramente un insulto alle tante persone che subiscono violenza e alle tante E vittime, ecco. poi è difficile a quel punto. Vabbè, niente, non dico niente, va, prima che dico cose o che vanno oltre. Senti, secondo me abbiamo fatto bene, dai, abbiamo Sì. fatto un po'. Io ti ringrazio, io direi questo. Sul sito, se tu conosci i ragazzi che hanno fatto il sito, da Voce al Rispetto, e gli dici di rimettere in piedi il sito, così appena hanno rimesso in piedi il sito, io e mia moglie lo pubblichiamo e cerchiamo di spingerlo. Va Va bene? bene, va bene. Così almeno c'è una petizione Ma con tutti i penso che siano numeri. Ok, collegati, che ti stiano ascoltando adesso, per cui. quindi se mi sentite. Oh, è ritornato online, raga. È ritornato online da vocerispetto.it, vediamo. No, non è più online. Però è già buono, è già un settore buono. Appena lo rimettono in piedi, io e mia moglie lo pubblichiamo, così almeno c'è una petizione e ci sono delle persone. Ed è come se avessimo riempito una piazzetta e stiamo parlando di persone, non di piccole lobby che vogliono agire per, capito, come viene Esatto, dipinto tutto. Ok, parliamo di esatto. cittadini, Va bene, cittadini. teniamoci aggiornati allora, Fedez, Yes! e facciamo questa battaglia assieme. Dai, un piacere. Ti mando un abbraccio e grazie mille per la Grazie a disponibilità. te, Chiara, per questa opportunità, bella opportunità. Grazie Grazie mille. mille. E grazie a tutti per aver partecipato così E buona attivamente. Pasqua, insomma, comunque. Sì, noi non festeggiamo, però buona Vabbè, Pasqua a però tutti. è un, insomma, Così. è un augurio che ciascuno può prendere come vuole. Inconvenevole. Ciao a tutti. Grazie, Ciao. ciao, Ciao. ciao.